a scuola di TV con canale 74. Oggi la quinta del plesso Pirato dell'Istituto Poidomani è venuta in visita ai nostri studi. Abbiamo avuto proprio degli ospiti speciali che si sono aggirati per i corridoi della redazione, hanno visto come nasce la notizia, come si monta un servizio, come si assembla poi un telegiornale. Allora, bambini, cosa vi è piaciuto di più dell'esperienza di oggi? Mi chiamo Gabriele e la cosa che mi è piaciuta di più di oggi è quando abbiamo montato i video. Io mi chiamo Alessandro e la cosa che mi è piaciuta di più è quando abbiamo letto le notizie. Mi chiamo Alberto e la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando abbiamo montato i video. Mi chiamo Vittoria e la cosa che mi è piaciuta di più di oggi è stata quando abbiamo montato i video e pure quando abbiamo letto le notizie. Mi chiamo Clarissa e la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando abbiamo letto le notizie. Mi chiamo Carmen e la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando abbiamo letto le notizie, quando abbiamo insomma visitato tutte le varie cose, in pratica tutto. Gli studi. Mi chiamo Salim e la cosa che mi è piaciuta di più è stata leggere le notizie. Mi chiamo Melissa e la cosa che mi è piaciuta di più è leggere le notizie. Mi chiamo cosa che mi è quando abbiamo letto le notizie. Ora facciamo un piccolo sondaggio. Chi è piaciuto di più il lavoro del giornalista? Alzate la mano. A me tutto. E quindi pure il cameraman, il... Ora i bambini hanno preparato per voi un piccolo telegiornale speciale e lo andiamo a vedere. Bentornati con l'informazione di Canale 74 Notizie. Oggi apriamo con una notizia di inquinamento di petrolio sulle coste di Marina di Modica. Una chiazza di petrolio arrivata fino a riva ha causato la morte di molti pesci. Vediamo il servizio. Io insieme alla mia famiglia e degli amici siamo andati alla casa al mare per pulirla e prepararla per il nostro rio. Io e mia sorella insieme a due amiche siamo andati a fare una passeggiata agli scogli. Io ho preso un bastone per smuovere una pozzanghera piena di petrolio che probabilmente si era formata durante lo svuoto dei serbatoi di una nave. Vidi che c'erano dei pesciolini morti perché il petrolio li aveva avvelenati. E ora la cronaca di un brutto incidente. Avvenuto nell'ottobre del 2015, una persona che camminava sul marciapiede è stata investita. Proseguono le indagini per scoprire il pirata della strada.
Un brutto incidente. Nell'ottobre del 2015 una persona stava camminando su un marciapiede quando una macchina l'ha investito. È stato subito soccorso e portato con l'ambulanza in ospedale, dove è rimasto immobile per parecchi giorni per essersi frattumato una gamba. Un grave incidente pochi giorni fa incontrato a Rizza, a Scicli, dove un furgone ha travolto e ucciso due cavalli. Il 23 novembre 2015, incontrato a Rizza, un furgone travolge due cavalli di un agricoltore di lì. L'autista non ha potuto far nulla per evitare lo scontro. Subito dopo sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno dichiarato la morte dei due cavalli. Ora l'agricoltore del posto dovrà rispondere per omessa custodia degli equini. E ancora un altro incidente. Un furgone ha colpito e ha buttato fuori strada una famiglia a bordo della propria auto. La drammatica testimonianza della bambina a bordo. Io e il mio papà ci stavamo recando in falegnameria dove lui lavora. In un tratto è spuntato un furgone guidato da un signore. Mio padre ha suonato, poi l'ho soppassato, visto che quel signore stava dormendo invece di guidare. Il signore però si è fermato di colpo perché si era svegliato. Ci ha buttato dall'altra parte, dove c'era un campo. Siamo scesi e mio padre ha discusso un po' con lui. Io piangevo molto, poi mi hanno portato all'ospedale maggiore di Modica perché nell'urto mi ha provocato una ferita. Poi abbiamo aperto la pratica e mi devono dare 2.000 euro per il danno subito. Furto al noto. Bar Fucsia di Modica. I cinque ladri hanno rubato oggettistica, panettoni, bottiglie e slot machine, con gravi danni al locale. Molto spaventato per i titolari. Qualche mese fa c'è stato un furto al Bar Fucsia, alle ore 3.30 di notte. Cinque ladri hanno portato via vassoi di porcellana, slot machine, ceste da regalo, panettoni confezionati, bottiglie di vetro colorate, soldi e sigarette. Tre di loro sono stati trovati e portati in carcere e condannati per 3 anni. Dopo questa esperienza sono rimasta molto scioccata. Furto di moto in via Pablo Picasso, a Modica. I ladri si sono introdotti nel cortile dell'abitazione, portando via la motocicletta. Proseguono le indagini della polizia. Il 30 aprile 2013, in via Pablo Picasso, hanno rubato la moto di mio padre, contenenti le chiavi della macchina e un macchinario da lavoro che valeva 8.000 euro. Il giorno del furto, mio padre scese le scale, si guardò intorno e notò subito che la moto non c'era. Guardò sul retro, c'era, ma non c'era. Mio padre chiamò la polizia e sporse denuncia. Né i ladri né la moto furono ritrovati. Continua incessante l'affluenza degli immigrati sulle nostre coste, un fenomeno di profondo disagio sociale e umano. Sentiamo l'approfondimento a cura del nostro corrispondente. In questo periodo nel Mar Mediterraneo è molto forte l'affluenza di immigrati. L'immigrazione è un fenomeno che si manifesta con il trasferimento di gruppi di persone da un paese all'altro. Questi si spostano per diversi motivi, tra cui per scelta economica, quindi per sfuggire dalla povertà e per migliorare le proprie condizioni di vita. Per scelta lavorativa, ovvero quindi per migliorare il proprio posto di lavoro, oppure per una scelta religiosa che avviene quando in un certo paese è impossibile praticare il proprio culto, anche se ultimamente la principale causa dell'immigrazione è rappresentata dalle guerre che sono accadute in molti paesi. Sulla strada Modica-Pozzallo, il canile del Foro Boario chiede aiuto per adottare i cani. I canili sono strutture dove vengono ospitati e dove trovano rifugio i cani randagi della città.
che altrimenti non avrebbero né cibo né riparo né un padrone che li accudisca. Nella mia città, sulla strada Modica-Pozzallo, c'è un canile dove i cani vivono in gabbie e dove hanno molta possibilità di movimento. C'è solo un piccolo prato recintato dove ogni tanto vengono lasciati liberi di giocare. Alcuni cani sono stati abbandonati dai loro padroni e aspettano altro che essere adottati da qualcuno che sia in grado di occuparsi di loro. Sarebbe perciò opportuno che le famiglie e con possibilità di spazi all'aperto, di tempo a disposizione per poterli accudire e dare loro affetto, si impegnassero ad adottare dei cuccioli in modo da dargli un futuro migliore. La difesa dell'ambiente e il riciclo dei rifiuti, due temi sempre attuali di cui vogliamo parlarvi. Sentiamo. Se ci guardiamo intorno, possiamo notare la presenza di tante cartacce, lattine, bottiglie, eccetera, abbandonate a terra. È possibile difendere l'ambiente gettando i rifiuti nei cassonetti e nei cestini, in modo che tra qualche anno il nostro pianeta sarà migliore di quello che è adesso, facendo in modo che gli alberi che purificano l'aria possono vivere più a lungo ed insieme a loro noi uomini. L'ambiente per le nostre vite e la nostra salute è molto importante ed anche per questo noi abbiamo il dovere di rispettarlo. A proposito di difesa dell'ambiente, è molto importante la raccolta differenziata, cioè i rifiuti non vengono buttati tutti insieme, ma vanno separati secondo i materiali con cui sono fatti, quindi la carta con la carta, il vetro con il vetro, la plastica con la plastica e l'umido con l'umido e così via. In questo modo i rifiuti possono essere riutilizzati diminuendo l'inquinamento e quindi difendendo l'ambiente. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. A scuola di TV con Canale 74.